Per aprire la campagna elettorale, la coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Luigi Caldarola ha scelto un luogo simbolo di Torre del Greco, le 100 Fontane. Un monumento che intreccia storia, memoria e tradizione, ma che negli ultimi decenni è diventato un ricettacolo di rifiuti e segno di abbandono e degrado. Con il suo passato da consigliere comunale, un'esperienza significativa nella macchina comunale, Luigi Caldarola scende in campo appoggiato da 6 liste formate da giovani e neofiti della politica. Questo è il patto con la città. Oggi facciamo il patto a terra arena perché, così come la storia di Torre del Greco ha insegnato, quando si partiva all'epoca per pescare il corallo nel mare, facevano i patti da terra all'arena. Così noi faremo il patto con la città oggi, in un luogo che è stato sempre abbandonato, degradato, ma che in realtà è uno dei simboli della città. Noi siamo una coalizione sostenibile. Sostenibile in tante sfaccettature, siamo sostenibili come candidati, siamo sostenibili come socialmente, siamo sostenibili economicamente, siamo sostenibili perché immaginiamo un percorso di rifiuti virtuoso e basato su una società pubblica che possa togliere le ombre e gli aloni del passato che hanno macchiato la città di Torre del Greco negli ultimi decenni. Io faccio un appello alla città. Non svendete la vostra dignità, non svendetevi, non svendete la città. Così come sono convinto che riusciremo a vincere queste elezioni perché la città oramai è stanca delle solite promesse, è stanca dei soliti noti e noi abbiamo fatto una coalizione che è veramente il cambiamento, è veramente la rivoluzione che aspetta Torre del Greco. Chiedo che questa città venga riqualificata, spero che questa volta sia la volta giusta. E finalmente dopo tanti anni si è creata una coalizione fatta di idee, di progetti che stiamo portando tutti quanti insieme avanti. Basta con i giochi di potere, basta con persone contro altre persone. La città è una e dobbiamo portarla tutti quanti insieme avanti. Per me il punto alla base della coalizione è far rinascere l'economia torrese, perché dall'economia che può partire poi la cultura. Dalla cultura Torre del Greco deve rinascere. Un altro punto ovviamente fondamentale è quello che adesso in questo momento siamo qui giù alle 100 fontane, vediamo intorno a noi tanta immondizia, tanta sporcizia. Abbiamo bisogno di ripulire questa città, abbiamo bisogno di più ordine, abbiamo bisogno di più servizi.